turnover, siamo tutti a disposizione e poi domani vediamo. È che comunque noi qualsiasi squadra che giochiamo non sappiamo niente, né chi gioca né il modulo. Non vedo perché noi dobbiamo dire tutto, perché comunque conta anche quello. Conta come si è lavorato in settimana, lo spirito con cui vanno in campo, il miglioramento che hanno volta per volta. Chiaramente queste sono le cose che contano di più, però una piccola parte c'è anche questo. Cioè, a seconda di quello che si vede in settimana e quello che si vedrà domani, tanto lo sanno anche loro, il posto sicuro non ce l'ha nessuno, come è giusto che sia così. C'è chiaramente chi in questo momento è un pochettino più avanti di altri, a volte per condizione, a volte magari per qualità tecniche, che quelle che oggi sono situazioni che qualche giocatore un po' più avanti, magari il gap tra 10 giorni è diminuito. Poi ci sono anche le situazioni proprio di settimana in settimana, la condizione, quindi abbiamo sempre detto che possono giocare tutti, è effettivamente così, quindi a partire da domani e dalla partita a cui pensiamo e poi a quella di domenica, vediamo chi sta meglio gioca, e sarà così anche domani. Adesso di Bertazzi, dottore non lo faccio ancora, però sta migliorando, poi come in tutte le cose è chiaro che sono cose fastidiose, non è facile prevedere i tempi, perché adesso si sta sistemando, però sono sempre situazioni che vanno da persona a persona. Adesso chiaramente un pochettino di dolore ce l'ha ancora, però sta iniziando a correre, sperando che pian piano gli passi il prima possibile. No, si resetta tutto, perché tanto ogni partita è una storia a sé. Lumezzane sappiamo che è un'ottima squadra, che punta ad andare ai playoff, che c'ha dei giovani interessanti e qualche meno giovane bravo che abbiamo visto, e che tra l'altro dopo la partita con noi, rispetto a quello che dico, è stato confermato dalle prestazioni che hanno fatto poi dopo, perché anche con l'Entella, almeno da quanto si legge, meritavano di vincere, invece hanno pareggiato, quindi è una squadra forte. Noi abbiamo preparata per, come abbiamo sempre detto, per arrivare alla prima di campionato e essere in una condizione buona per iniziare il nostro campionato e far bene. Con questo non vuol dire che a oggi siamo al 100%, come penso non lo sia magari nessuno, però era magari preventivato per non arrivare al 1° agosto e stare meglio di chi incontravamo, ma per arrivare alla prima di campionato. Dobbiamo arrivare nelle prime 9 e possibilmente di queste prime 9 più in alto possibile. Può succedere che anche giocando bene o dando tutto, una partita può andare storta, non deve cambiare niente, si prosegue, perché comunque il campionato è lungo, bisogna sempre conquistarsi qualcosa. Quello che è stato fatto bene ed è buono, però ormai è passato e bisogna sempre guardare poi al futuro. Da un lato fa piacere, perché vuol dire che da qualcuno questo lavoro è apprezzato, perché abbiamo 4 giocatori convocati con le nazionali, uno all'Under 20 di Serie A, l'altri l'Under 20 di C, perché tutti anni giovani, noi a quanto si legge siamo gli unici che non ce l'abbiamo, e poi abbiamo 3 giovani in nazionale, quindi rimangono con i piedi per terra sapendo che questa è una bella occasione, e dispiace un po' che non potranno lavorare con noi magari durante la settimana. Lavoro diverso, perché noi lavoriamo in funzione della preparazione alla partita della domenica, e là chiaramente lavorano in funzione delle loro situazioni, quindi preparano delle situazioni, magari hanno poca conoscenza di chi arriva, quindi fanno un lavoro per quanto riguarda che quello da nazionale, non è che stanno a fare dei lavori. Primo acquisto è stato Ruggero, seguito da Belfasti, seguito da Gomez, seguito da Bani, quindi c'è stato un mercato non per prendere i giovani tanto per prendere, ma per prendere dei giocatori che poi possono avere una crescita. Tra l'altro, a parte Gomez, tutti di proprietà o in comproprietà, che quindi fanno parte anche, insomma, nel capitale di questa società. Sì, a 30 anni ti chiamano vecchio, anche se noi a 30 anni su 23 giocatori non ne abbiamo molti. Comunque, in effetti, cioè, si diceva sempre una volta che a 27, 28, 29 anni era, diciamo, il top, il pieno della maturità. Poi è chiaro che chi aveva la fortuna di essere incappato in infortuni vari poteva giocare anche fino a 33, 34, 35 anni.